Banchetto d'onore, alza bandiera e deposizione delle corone di alloro davanti al monumento dei caduti di Corso Crimea. Anche Alessandria ha reso omaggio, come il resto d'Italia, al 71esimo anniversario della liberazione. Il programma della cerimonia ha seguito passo passo la scaletta stilata dagli enti istituzionali in collaborazione con le associazioni dei partigiani che, prima al cimitero, poi a messa e in corteo, hanno ricordato il sacrificio di chi ha dato la vita per combattere il nazifascismo. Al di là delle contestazioni che hanno toccato alcune città come Genova, Milano e Napoli e polemiche per la scelta di dividere i cortei a Roma, ad Alessandria è filato quasi tutto liscio. Dario Gemma, presidente della sezione alessandrina dell'ANPI, ha introdotto la manifestazione, che ha visto poi gli interventi delle autorità del territorio e l'orazione ufficiale curata dall'avvocato Massimo Bianchi, figlio di Adriano, il comandante partigiano decorato con medaglia d'argento al valor militare. Durante la cerimonia ha preso la parola Giuseppe Alberti, combattente durante la Resistenza, che ha bacchettato i presenti, ricordando che avrebbe avuto più senso che parlasse lui di quel periodo di lotta per liberare la patria, non chi non ha fatto la guerra. Colpita dalla perdita di